nota dallo stadio Leo Attivi di Tagliacozzo per questo importante quadrangolare che si giocherà oggi, un calcio alla solidarietà, il ricavato andrà in favore dell'ANFAS Avezzano. Quando si parla poi di beneficenza penso che sia la cosa più bella, tra virgolette, per chi viene a vedere, ma anche fa un gesto di solidarietà per questi ragazzi che hanno tanto di piccole cose che poi per loro sono delle grandissime cose. Fare questo per noi è un piacere in primis e poi il calcio si racchiude in due situazioni fondamentali, importanti e belle allo stesso tempo. Ma è sempre piacevole, sì. Perché poi non bisogna mai deviare quello che è l'obiettivo della giornata, è un obiettivo importante, certo. Ci tenevamo perché siamo tutti presenti, sì. E poi perché questo sport, almeno per quanto mi riguarda, regala sempre gioie e fa passare anche un momento di spensieratezza. Sì, sì. Volevamo sapere com'è effettivamente lo stato del movimento giovanile in Italia in questo momento. Non è un movimento che sta male, nel senso che se analizziamo anche i risultati delle varie nazionali giovanili, i risultati sono soddisfacenti. Il problema è che manca sempre quel gradino da superare nel momento in cui non sei più settore giovanile, devi entrare nel mondo dei grandi, e lì manca la possibilità, dare la possibilità a questi ragazzi di poter fare il salto nel modo più giusto possibile. Invece tante volte vengono sradicati dalle società di appartenenza per andare in prestito nelle varie squadre minori, e lì tanti non riescono a trovare la soluzione giusta per emergere. Però credo che il talento in Italia ci sia, bisogna trovare la formula giusta per aiutarli, e credo che l'introduzione delle seconde squadre possa dare. Senta, le volevo chiedere, abbiamo un nuovo allenatore della nazionale che è Mancini, secondo lei la strada che si sta imboccando in questo momento, sia per quanto riguarda la federazione che la nazionale, è la strada giusta? La nazionale è la strada obbligata, visto che il prossimo appuntamento importante saranno gli europei del 2020 per la nazionale maggiore, poi saranno prima di allora gli europei del 21, ma di fatto insomma sarà un progetto a medio termine su cui costruire, quindi è giusto puntare sui ragazzi che si stanno facendo adesso alle prime partite nazionali e dargli fiducia e continuità, che Mancini lo saprà fare. Quanto riguarda la federazione, vediamo se questa fase commissariale riesce a produrre qualche effetto, soprattutto se riusciamo a concludere una fase elettorale che dia un governo al nostro paese. Non ha bisogno di una spinta in più, perché i talenti secondo me in Italia ci sono sempre stati, ci sono. Bisogna avere solamente una programmazione e la pazienza di aspettare che sbocci il talento, con il lavoro, con la passione, anche perché gli artefici sono sempre i giocatori, quindi chi è portato a insegnare lo deve fare con amore, perché ripeto, si parla sempre del settore giovanile in Italia, di giovani che non sbocciano più i talenti, ma invece siamo noi, adesso io che alleno, certo, che dobbiamo insegnare a loro e portarli a dei livelli importanti, perché l'Italia è sempre spronata. C'è una domanda che non posso esimermi dal fare: tra poco inizieranno i mondiali, purtroppo l'Italia non ci sarà, per quale squadra ti ferai, se c'è una squadra per quale ti ferai? Ma guarda, purtroppo io, come tutti noi, non possiamo, e simpatizzo alla fine, anche se sono i nostri rivali spagnoli, che secondo me hanno solo quelli un po' più attrezzati rispetto a loro. Perché ci sono i mondiali quest'anno, purtroppo sono in vacanza, a parte tutti ci sono, è sicuramente un grande dispiacere, un grande rammarico non poter tifare la nostra nazionale, ma è una conseguenza di tante cose che sono successe nel passato. Io, guarda, la partita dell'altra sera con la Francia comunque ha evidenziato che c'è un cambio generazionale, un cambio generazionale che ha talento, su cui si può lavorare. E ritorno alla risposta di prima, secondo me l'introduzione delle seconde squadre potrebbe dare la possibilità ai ragazzi con talento di emergere prima possibile. È sempre un'arma a doppio taglio, non tutti quelli che arrivano con grandi aspettative riescono a dare meglio, e spesso insomma sono le seconde linee o quelli che magari in campionato e nei loro campionati rispettivi hanno un po' giocato sotto loro, riescono a riscattarsi al mondiale. Vediamo, sicuramente la tradizione la farà da padrone, perché poi quando si arriva alle partite che contano l'esperienza. No, perché l'Italia non c'è. Ma simpatizzo per l'Argentina, perché secondo me è una squadra che crea spettacolo insieme al Brasile. Io tifo per l'Argentina perché credo che Messi, che è il più forte giocatore al mondo, meriti di vincere il mondiale.